Non così forte. Ti strapperai via la pelle. Che ci fai qui? Ci sono altre vasche. Sono stato un vile. Perdonami. Non prendermi in giro. Sono stanco di litigare. Facciamo una tregua. Eccolo lì. Quello sguardo. Sono 17 anni che lo vedo su una faccia dopo l'altra. Mi disprezzate tutti quanti. Lo sterminatore dei re. Un uomo senza onore. Sai cos'è l'alto fuoco? Il re matto ne era ossessionato. Gli piaceva vedere la gente bruciare. Lo faceva con chiunque non fosse d'accordo con lui. Ben presto tutto il paese gli fu contro. Eris vedeva traditori dappertutto. Così ordinò ai suoi piromanti di piazzare ampolle di alto fuoco in tutta la città, sotto il tempio di Belor, sotto palazzi, stalle, locande. Alla fine arrivò il giorno della resa dei conti. Lord Barateon marciò sulla capitale, ma mio padre arrivò prima di lui, con l'intero esercito al seguito, e la promessa di difendere la città dai ribelli. Conosco mio padre meglio di chiunque altro. Non è mai stato tipo da prendere le parti dei perdenti. Lo dissi al re matto. Lo esortai ad arrendersi, senza nessuna resistenza, ma non volle ascoltarmi. Così aprimmo le porte della città. E mio padre la saccheggiò. Per l'ennesima volta tornai dal re. Lo supplicai di arrendersi. Lui mi rispose chiedendomi la testa di mio padre. Poi si rivolse ai suoi piromanti. Bruciateli tutti, disse. Dimmi, se il tuo amato Rally ti chiedesse di uccidere tuo padre e di restare a guardare mentre migliaia di uomini, donne, bambini bruciavano vivi, tu che cosa avresti fatto? Per prima cosa uccisi il piromante. Poi, quando il re si voltò per fuggire, gli piantai la spada nella schiena. Bruciateli tutti! Continuava a ripetere. Bruciateli tutti! Gli tagliai la gola per essere sicuro che fosse morto. Fu in quel momento che mi trovò Ned Stark. Stark, credi che l'onorevole Ned Stark avesse voglia di ascoltare la mia versione?